prego, mi dica, qual è il suo problema? Ma nulla, dottoressa, io vorrei registrare il video di Come to Light e Jamaican Roots, solo che non ho soldi e non so chi potrebbe aiutarmi. E così, raga, nuovo taglio, nuovo look. Mio amico Aurelio Cerioni, hairstylist, bravissimo, grazie. Questo perché alcuni di voi mi hanno detto: Simone, tagliati quei capelli per favore, perché non te si può guardare. E in effetti la situazione magari non cambia così, però questo vi dimostra che ascolto i vostri consigli, così come ho ascoltato i consigli del Willow, della Lally e di Robby, che mi hanno suggerito e consigliato appunto di accorciare. Questi episodi sono troppo lunghi per loro e forse hanno ragione. Quindi i prossimi episodi non supereranno i 10 minuti. Non mi dilungo, è quinto episodio. Buongiorno. Buongiorno. 28? È il 28. Ah, sì. È il 28. 28, secondo giorno pieno a Londra, quindi giorno di riprese importanti, perché oggi definiremo le sorti di Jamaican Roots. Ma butta bene, abbiamo del materiale interessante. Siamo carichi. E soprattutto cosa abbiamo? Abbiamo la benzina. Esatto, sì. Figa. A tra poco. Ragazzi, sto tagliando troppo, capelli, video, taglio tutto. Comunque lasciatemi questi lalli, perdonami, gli ultimi 20 secondi per fare questo annuncio, un appello che voglio rivolgere per lo più a filmmaker e dirvi: raga, se vi va, se vi piace questo format, potete benissimo scrivermi e fare quello che ha fatto Marco Parking, cioè unirvi a me in questa esperienza on the road. Quindi vi raccomando, scosse su Facebook, scosse su Instagram, o se volete basta anche scrivere due righe qua sotto sui commenti. Passo su da. Verde. Sei felice, Arco? Bene, anche io sono felice. Piova, qui c'è una strada chiusa. Vabbè, stiamo andando a London Bridge a piedi. Che troppo ci conviene deviare per prendere la metro, perché il navigatore ci dice che quello dobbiamo camminare per 26 minuti, quindi forse conviene andarci in metro. Allora, qua abbiamo constatato io e Arco che per fare questo lavoro, questo del vlog, senti come suona, dobbiamo andare in palestra assolutamente, a farci venire due braccia ogni tanti, perché altrimenti qua non reggiamo. Non si riesce, vedi? Questo c'è troppo. Queste braccia così, capito? Ma cosa fai? Cosa fai? Faccio un po' di esercizi, mi tengo in forma, no? Ma mangiati due costarelle e prenditi un bel barattolone di Nutella, come fanno tutte le anime in pena. Non ascoltare Scoss, ascolta il tuo cuore. 110, 120, 130 battute per minuto. Consuma tutti i grassi in eccesso, rimettiti in forma per il tuo nuovo strepitoso vlog. Vai! Molto bella Londra, siamo quasi giunti a destinazione, ovvero London Bridge, dove tenteremo di girare un'altra scena. Poi da lì ci muoveremo al British Museum, dove faremo altre scene. Stop. Abbiamo perso un'occasione d'oro. Abbiamo appena beccato un cinesino che avrebbe troppo fatto il video, ma di brutto. Peccato, alla prossima. Cinese! Siamo
un sacco di vento qua ragazzi, quindi testiamo microfonino, video micro, vediamo se va. London Bridge supposta. Yeah. Guardate, fucile, fucile di precisione. Questa è l'arma con la quale colpiremo London Bridge. Canna, fucile. Set. Benissimo Lusamba, e poi va a distendersi, gara per il secondo Togliatti, terzo Andiera, ma che cosa fa Power, abbiamo il tempo, guardiamo, siamo in un'altra dimensione, siamo in un altro pianeta, siamo in un'altra dimensione. Giornata ventosa questa, ma non ci spaventiamo, continuiamo l'assemblaggio di questa arma. 1, 2, 3, 4. Sì? Chi sei? Penso, dove sta mi casa? Far away, but inside me. Abbiamo appena superato il London Bridge alle mie spalle. London Bridge, molto bello, abbiamo fatto un video molto pirata perché ci hanno bloccato anche lì. I'm the same. Mandatemi due righe perché no. Sto avendo una crisi. Minchia, un labirinto. Comunque la figata, siamo al British Museum. Vediamo cosa possiamo fare qua, che scena possiamo girare, se c'è qualche location interessante. Siamo al secondo giorno di ripresa, terzo giorno a Londra. Jamaican Roots a buon punto. Siamo quasi a 70%, 75% di riprese, manca ancora qualcosa, ma le riprese stanno andando bene. Domani si parte per Dublin. Lì Thea mi aspetterà, mi raggiungerà Carl, l'olandese volante, e poi avremo Nina, un'attrice olandese che farà una parte. Ecco, ho raggiunto il nostro amico Arco. Saluta a casa. Ciao. Yes, ok. Bene, vediamo cosa fare. Vai. Anzi, no, aspetta. È troppo buio. Ok, così va bene. Vai. Gli occhiali. British Museum, stiamo decidendo se andare nell'area Giappone, Japan. O quella europea. Al momento non abbiamo fatto nulla di che, insomma, siamo soffermati su delle statue romane, ma niente di che, insomma. E nulla, proseguiamo, anzi facciamo un giro veloce, guarda che figata, guarda che posto. Aspetta che passiamo alla luminosità qui. Ok, guarda. Molto bello, British Museum, molto bello, però noi adesso forse andremo al Buonanotte Oceans. Ciao. Ciao.
Ciao a tutti. Siamo al photo finish, le ultime cose sul mix. Stiamo processando le chitarre e all'ultimo abbiamo deciso di fare un intervento sicuramente molto personale, rendendo il suono delle chitarre nettamente più vintage, più lo-fi. Vi faccio sentire. Questo è il suono delle chitarre, diciamo, dry. Metto in bypass questo effetto. Sentite. Molto pulito, con l'effetto attivato. Molto più saturo, più distorto. Sentite, senza. Con. Questo delay ribattuto a tempo che fa sicuramente molto. E poi anche questi due effetti, questo Decapitator e Devil Lock. Ecco, il nome già dei due processori la dice tutta. Che servono appunto a distorcere, a spappolare il suono. E dà un carattere sicuramente molto lo-fi. Apparentemente il suono potrebbe sembrare più brutto, ma mai giudicare il suono da solo. Bisogna pian piano sviluppare l'abilità di sentire un processamento, quindi di sentire il suono effettato, processato, mai da solo ma all'interno del mix. E anche quando si equalizza, cercare sempre di fare degli interventi avendo sempre sott'occhio, sott'orecchio anzi direi, il resto del mixaggio. Con questo per la pillola di oggi è tutto, saluti a tutti. Che dici? Va bene. Dai, dimmi tu, se vuoi lo facciamo. No.